Bentornati a Football Benchmark, benvenuto Andrea Sartori. Oggi con te parliamo del Ciao Luca. Problema Covid visto dal lato giocatori, perché comunque anche i giocatori fanno parte del sistema calcio, direi a pieno titolo. Si pone un tema molto importante relativo ai calendari, no? Di cui sta parlando anche FIFPro in questo momento, ovvero l'alto numero di partite che hanno giocato finora i giocatori, a cui potrebbero essere esposti, soprattutto se dovessero essere compresse questo finale di stagione e il prossimo. Certamente con un calendario così compresso e dei periodi di riposo tra partite molto molto ristrette, nonché un intervallo brevissimo tra la fine di questa stagione e la stagione successiva, i rischi di infortunio per i giocatori sono numerosissime e ci dovrà essere necessariamente un notevole sforzo tra le varie leghe, tra le federazioni, la FIFA, la UEFA, per una razionalizzazione dei calendari, perché si gioca semplicemente troppo. Noi abbiamo raccolto dei dati, no, insieme a voi, utilizzando anche Transfer Market. Coutinho nella stagione passata, compreso anche il Mondiale, è il giocatore che ha giocato più partite, addirittura 70 in un anno. Anche in Italia i numeri non sono così alti come quelli delle spagnole e delle europee, ma sono comunque numeri alti, e peraltro curiosamente vedono giocatori del Napoli nel podio dei giocatori più utilizzati, no? Mertens 60 presenze, Zielinski e Koulibaly 58, quindi molto simili. Si sta ragionando, credo che tu lo sappia forse meglio di noi Andrea, sulla possibilità soprattutto all'estero di non far disputare magari nella prossima stagione la terza Coppa Nazionale. Potrebbe essere un aiuto. Sì, è il caso della Francia, è il caso dell'Inghilterra. Se uno guarda questi numeri, e se tieni presente che questi numeri si riferiscono alla stagione 18-19, ma se includi i mondiali e quindi 13 mesi, il numero di partite aumenta di almeno 5 o 6 per alcuni di questi giocatori. Un appunto su quello che hai detto del Napoli, probabilmente ciò deriva anche dalla rosa più ristretta degli azzurri. Oh, c'è un caso emblematico che forse viene portato quasi ad esempio da FIFPro, che di fatto è il sindacato che tutela la salute dei giocatori a livello mondiale, che è quello di Son, peraltro protagonista negli ultimi giorni di un fatto di cronaca, è tornato a fare le 3 settimane obbligatorie di militare nel suo paese, la Corea, ma è anche il giocatore che in assoluto ha percorso più chilometri per andare a giocare le partite della propria nazionale, ed è anche il giocatore che in assoluto ha avuto meno giorni di riposo fra una partita e l'altra. Quasi 2/3 delle partite, Andrea, secondo i dati di FIFPro, fanno di Song il giocatore che l'ha giocata in meno di 5 giorni l'una dall'altra. Oltre 110.000 sì, rotti chilometri percorsi per andare a giocare con la sua nazionale. Son e Godin hanno fatto 3 volte il giro della terra per andare a giocare con le loro nazionali nel periodo che appunto la grafica mostra, e Son ma anche Rakitic, il 72% delle loro partite di intervalli sono di meno 5 giorni, quindi capiamo diciamo lo sforzo che questi giocatori devono fare, e questo in una stagione regolare. Immaginiamoci cosa succederà in una stagione così compressa. E se io penso all'estate del 22 del 2021 con i campionati europei, 2022 i mondiali in Qatar, 2023 il mondiale di club organizzato dalla FIFA, i giocatori top saranno sottoposti a degli sforzi enormi. Bene, è un argomento su cui assolutamente continuare a parlare e riflettere, non solo qui naturalmente ma anche in FIFA. Grazie mille ad Andrea Sartori, appuntamento Prego. La prossima settimana.